Va ora in onda il pagellone semiserio del Frondi, il podcast ironico di Formula 1 Analisi Tecnica, dedicato al Gran Premio appena disputato. Las Vegas e Ferrari, sogni e rimpianti. Nel regno dell'effimero, Gran Premio di lusso della Ferrari di Leclerc che arriva un soffio dal colpo grosso. Parlo ovviamente di Las Vegas, uno dei luoghi più improbabili e assurdi della Terra e quindi da visitare almeno una volta nella vita. Possibilmente senza giocarci che quelli come me hanno il braccino corto di origine ligure e perdere soldi sarebbe come una pugnalata. L'ultima volta che ho provato a giocare alla roulette ero in crociera con la mia classe. Noi del Nautico di Carlo Forti il quinto anno si va in crociera, che vi credete? E nella sala da gioco della nave, si chiamava Oriente Express ma aveva poco del famoso treno, ho scommesso 20.000 lire che ovviamente ho perso. Difatti, cosa non meno importante, quelli come me la fortuna la vedono con il cannocchiale, quindi vedere ma non giocare, niente slot machine, ricordatevi, il banco vince sempre. Come la Red Bull edizione 2023. Puoi andarci vicino, accarezzare il sogno di una vittoria su 23 puntate la ruota, vincerne una non sai nemmeno tu come, ma quelli poi vincono sempre, soprattutto quello, cioè Mad Max terzo. Eppure non è che la Ferrari abbia demeritato, per una volta ha lottato quasi alla pari con l'astronave delle lattine volanti. Merito probabilmente del circuito e anche di una maggiore comprensione della vettura e dei suoi mostruosi limiti. Ci sarebbe davvero da preoccuparsi, d'altronde se alla fine del mondiale non l'avessero ancora capita, cosa che pare invece accadere in casa Mercedes. A proposito di Mercedes, dichiarazioni funamboliche e strampalate del totone austriaco su quanto accaduto nelle Free Practice One, in tombino che salta come un tappo di che poteva costare a Sainz ben più di una macchina mezzo distrutta, derubricato a fastidio, piccineria. A proposito dell'insensatezza, rigidità, stupidità di quanto deciso dalla federazione, ripeto quanto scritto qualche articolo fa. Se il problema fosse occorso a Red Bull o Mercedes, state pur certi che la deroga per evitare di penalizzare ingiustamente pilota e squadra l'avrebbero trovata. Comunque, per chiudere il discorso, vale quanto scrive Terruzzi nelle sue pagelline sul fattaccio in oggetto. Voto 1 alla Formula 1. Il caso Tombino Sainz è un precedente gravissimo. Per la prima volta l'evento sormonta la corsa. Se Carlos fosse stato in lotta per il titolo, una vergogna. I piloti, zitti tutti. Il team principal, zitti o quasi. Peccato, perché era una questione di principio. Buh! Non so io se esista il karma. Io sono più legato, essendo provincialissimo e me ne vanto, alla cultura letteraria nostrana. Credo nel contrappasso dantesco. Ecco, quindi mi piacerebbe che Mercedes arrivasse dietro la Ferrari dopo aver detto niet, mentre tutti gli altri team erano d'accordo all'idea della deroga sulla 55 di Sainz. C'è ancora una gara e un distacco di appena 4 punti per provarci. Certo, sarebbe una ben misera soddisfazione arrivare secondi dietro la siderale macchina da guerra di Adrian Newey, vedere classifica costruttori, ma per quanto misera varrebbe una certa soddisfazione contro quelli là, come disse Marchionne. Mettiamola così. Se la Mercedes arriva terza, potremmo insignirla del premio speciale Tombino di bronzo. Mi pare sia perfetto, no? Andiamo ai voti. Perez, voto. Repetita. Che Dio ce lo conservi sempre così. Verstappen, voto 8,5. Max non è proprio un pilota morbido e appena vede che la sua Red Bull non è al massimo, torna ad essere un pelo più aggressivo per marcare il territorio. Leclerc, voto 10. Nello strano mondo dei social c'è chi lo mette in discussione, eppure basta che lui abbia un'auto, un pelo decente ed ecco guida magistrale, pole position, sorpassi memorabili. Sainz, voto 7. È una bella mazzata essere retrocesso dalla prima fila al 12° posto per un tombino e ha fatto bene a lamentarsi con forza. In gara forse avrebbe potuto essere più incisivo. Dichiarazione di Vasseur sulla tombinata, voto sacrosante ma inutili se a quelle non seguono azioni e fatti. Come appunto non sono seguiti. Dichiarazione di Max contro FIA Formula 1, voto encomiabile. Ci tocca guardare con sempre maggiore ammirazione al fatto che nel circus lui sia praticamente l'unico ad avere un minimo di ragionevolezza rispetto del DNA dello sport in cui compete, assenza di ipocrisia e chiarezza di pensiero, merce rarissima nella Formula 1 di oggi. Molti giovani piloti e di grande talento, pochissimi uomini, almeno sino ad oggi. Dichiarazioni di Toto Wolff sull'incidente occorso a Sainz, voto, ha un tombino al posto del cuore. Peso politico della scuderia Ferrari, voto, farina 00, vale a dire impalpabile. Presidente e amministratore delegato della Ferrari, voto, idem come sopra.
Appena hanno subodorato che la Ferrari poteva fare il colpaccio, si sono precipitati a Las Vegas. Era l'occasione giusta, magari con una parola, una dichiarazione, una battuta, per dare manforte al team. Ma, come al solito, in cambio abbiamo avuto il silenzio siderale a cui siamo abituati. Può darsi che le cose si discutano nelle segrete stanze, chi lo sa. Tuttavia non sono molto ottimista in proposito, sono anni che non si ottiene un qualcosa di positivo e visibile, a parte la paghetta annuale perché ti chiami Ferrari. E certo, non è poca cosa. Ma si può davvero vendere l'anima se ti chiami appunto Ferrari? Combinato disposto FIA form FIA, voto il peggiore possibile. Circuito di Las Vegas, voto 6. Nulla di particolare, ma ci si può divertire. Narrazione imposta da Liberty Media con stampa compiacente, voto surreale. Dai ragazzi, manca solo una gara e poi questo orribile mondiale ce lo toglieremo dalle scatole. Forza e coraggio! Avete ascoltato il pagellone semiserio del Froldi, il podcast ironico di Formula 1 Analisi Tecnica sul Gran Premio appena disputato. Appuntamento alla prossima puntata.